non solo carne, non solo pesce, ma ci sono tante altre metodologie di ricette, come per esempio la frutta grigliata, oppure vedremo anche i dolci. Oggi parliamo di frutta grigliata. Ho già preparato dell'ananas a fette, quindi ho preso un ananas, gli ho tolto la sua copertura esterna, l'ho tagliato in semplici fette di circa mezzo centimetro e ho preparato gli ingredienti che useremo per condirlo. Useremo dello zucchero mascovado, che è dello zucchero integrale di canna, abbiamo del rum agricole e poi serviremo il nostro ananas grigliato con del gelato alla panna. Cosa dobbiamo fare? Prendiamo le nostre fette di ananas, le disponiamo sul tagliere in maniera geometrica, mettiamo un pochino di zucchero di canna su ogni fetta di ananas. Infine, o con l'aiuto del pennello oppure anche tramite la ciotolina, possiamo mettere proprio un filo di rum in modo che venga assorbito e subito dopo andremo direttamente in griglia. Griglia a gas super rovente, cottura diretta, quindi andiamo a grigliare. Ho impostato il barbecue a gas in modalità diretta, accendendo tutti i fuochi proprio al massimo. Non ci importa della temperatura, deve essere veramente una temperatura infernale. Ricordate, nell'ananas comunque c'è dell'acqua e l'acqua è nemica della reazione di Maillard. Abbiamo sì lo zucchero che ci aiuta sia a fare le grill marks su queste fette di ananas, ma comunque la fuoriuscita di acqua ci renderà la vita molto più difficile. A questo punto abbiamo raggiunto una temperatura di 350 gradi e andiamo a grigliare subito il nostro ananas in modalità diretta. A questo punto giriamo l'ananas, ma dobbiamo stare molto attenti perché dall'altra parte c'è lo zucchero di canna e il rum, quindi il rischio di caramellizzare e bruciare la parte dove c'è lo zucchero è molto elevata, quindi teniamo aperto il coperchio così riusciamo anche a monitorare la situazione. Guardate le grill marks come si sono create. Adesso, ruotando dalla parte invece dove c'era lo zucchero di canna e il rum, sicuramente le grill marks saranno ancora molto più accentuate, quindi in questo caso bisogna stare molto molto attenti a non far bruciare l'ananas. La nostra frutta grigliata è pronta, è ben caramellata da entrambe le parti. A questo punto non ci rimane che toglierle dalla griglia e andarle a servire ancora calda con una pallina di gelato sopra ed eventualmente anche un po' di zucchero di canna e dell'amaretto. Il nostro ananas è pronto, quindi ancora tiepido, lo possiamo impiattare nel piatto. Possiamo mettere due fette per esempio di ananas per ogni singolo commensale, sopra gli mettiamo una quenelle di gelato alla panna, eventualmente possiamo guarnire con un po' di zucchero mascovado ed infine possiamo mettere un amaretto proprio per guarnire questo ananas grigliato, una ricetta veramente molto semplice. Qui se non lecchi le dita godi solo a metà e a questo punto vi offro questo dolce e mi saprete dire com'è.